Stiamo a Roma, spostiamoci di pochi chilometri in linea d'aria. In via 20 settembre sono stati presentati gli atleti azzurri dell'esercito che parteciperanno alle Olimpiadi di Londra. La presentazione alla Biblioteca Militare Centrale, appunto in via 20 settembre a Roma. Cristina Ippolito. L'esercito alla conquista di Londra. Sono 25 gli atleti del centro sportivo olimpico della Forza Armata che dal 27 luglio al 12 agosto prenderanno parte ai giochi. A salutarli il capo di Stato Maggiore, generale di Corpo d'Armata Claudio Graziano, insieme con il presidente del CONI Gianni Petrucci, autorità militari e dirigenti sportivi. Fra gli atleti, il primo caporal maggiore Mauro Sarmiento, medaglia d'argento ai giochi di Pechino 2008. Corea, nel Taekwondo. A che cosa punti? Punto a fare bene, punto a migliorarmi, che nel mio caso diciamo bisogna fare oro, però so che sarà molto molto difficile. Rispetto a 4 anni fa ci sono tantissimi atleti giovani, si sono aggiunti tanti atleti molto molto bravi. Un momento molto importante per me, io e la mia ragazza diciamo aspettiamo un bambino o una bambina, questo lo sapremo la prossima settimana, quindi è una carica di adrenalina in più, è un momento molto molto importante per me e mi dà una forza in più per affrontare Londra, diciamo, nel miglior modo possibile.